In ogni paese del mondo c'è una domanda potenziale per il Made in Italy che ancora in alcuni casi è stata colta, in altri no. Quindi il marchio Made in Italy in tutti i settori manifatturiero è un marchio che ha sempre più valore, bisogna saperne cogliere le opportunità. Credo che appunto il rapporto ci abbia fatto vedere le aspettative per l'export italiane che sono in crescita. Noi come Sace Simest dobbiamo contribuire a queste prospettive di crescita ampliando e rendendo sempre più accessibili i nostri prodotti, i nostri strumenti. L'export ha dimostrato negli anni più duri, anche post crisi, specie dal 2010 in avanti, di essere la componente più dinamica del PIL italiano. Il Brasile è uno dei tre mercati prioritari cui Sace dedica un focus specifico nel rapporto Export 2019. Le occasioni per le imprese italiane saranno soprattutto nel settore infrastrutturale, nelle energie rinnovabili e, dulcis in fundo, anche nell'agribusiness. A noi fa molto piacere, come sempre, ospitare Sace perché è un momento anche di grande interesse, nel senso di un grande interesse per me, per noi, in tutti in Borsa Italiana, perché ovviamente vediamo poi dal vivo quelli che sono un po' i risultati che tante delle nostre aziende, anche quotate, e tante delle aziende che fanno parte del nostro circuito elite sono in grado di fare sui mercati internazionali. Credo che tutti possiamo riconoscere le ottime performance dell'export italiano e credo che tutti possiamo riconoscere il fatto che queste performance non siano solo imputabili a dei fattori esterni, una buona congiuntura, ma anche, anzi, soprattutto alla capacità delle nostre imprese di fare. Questo nessuno lo sa, ma la sostenibilità ha fatto sì che diventassimo anche dei gioielli internazionali da questo punto di vista, perché siamo sostenibili. Noi dobbiamo assicurarci il gradimento delle nostre garanzie nei paesi di destinazione. All'estero bisogna proprio radicarsi ed essere presenti. Ci siamo aggiudicati questo contratto che rientra in un progetto che si chiama Africa Vision 2030, che punta alla una forte industrializzazione del paese. Io penso che il settore italiano sia magicamente posizionato sul versante della digitalizzazione, perché è una tecnologia che premia la competenza sulla dimensione. L'export oggi, ancora più che negli anni passati, è il pilastro su cui si poggia la nostra intera economia. Per fortuna che ci sono Sace e Simest a sostenere le imprese italiane esportatrici. Grazie.